La festa, cioè, sarebbe stata la festa di Lupercalia che ci hanno rubato, Che ed bello. era una corsa che facevano vestendosi da lupi attorno a Roma, ed era lo spirito del lupo che entrava dentro l'uomo. È una festa che Gelasio I il Corrotto distrusse per pura e semplice vigliaccheria, e fu sostituita dalla Candelora. La candelora che cos'è? È una festa delle candele, una processione con le candele. Non mi chiedere cosa siano feste cristiane, che ho poca cognizione di Sì, tipo causa. i Lupercali erano proprio le feste dei lupi, c'è cioè proprio gente che si Ed vestiva erano da in lupo. questi giorni, facevano parte delle feste di 15 purificazione. febbraio, 15 febbraio sono i Lupercali. Ho capito. C'erano cioè le feste anche di Se hai lo purificazione. spirito del lupo dentro di te, non hai più paura. No, non ho lo spirito del Se lupo. diventi un lupo, la paura ti passa. No, non sarà mai per me perché ormai mi rendo conto che sono devastata dalla paura, ma Là devastata in bisogna maniera. fare un piccolo lavoretto allora. Là bisogna effettivamente metterci buona volontà, cominciare tecniche di concentrazione, di meditazione. Chi ha tentato di farmi fare qui? Io ci ho provato, eh. Io ci ho provato. Mi fa incazzare quando mi devo mettere a concentrarmi. Ad esempio, Guarda che qua, se tu fai tecniche di concentrazione, meditazione o di sognare, la prima cosa che incontri sono le tue fobie, le tue Sì, paure, eh. Cioè, sono quelle che devi far fuori. Se tu non riesci a superare quell'ostacolo, tu non sviluppi né sognare né tecniche di concentrazione o cioè, anzi, meditazione. vai, diventi ancora Anzi, peggio. peggio ancora. Vieni allontanata. Ti stavo per dire, poi ti lascio perché so che sto Sì. annoiando, che quando avevo iniziato a fare training autogeno, Sì. sono stata assalita da un attacco di panico, Sì, immagino. d'ansia, cioè una cosa pazzesca, è ovvio che dopo non ci provo più perché è una paura nella paura. E invece era proprio da continuare. Vabbè, prima o dopo, il giorno in cui chiuderò gli occhi, ci riuscirò. Va bene, Anna. Ciao Ciao, ragazzi, Anna. ciao. Ciao. Se mi basta pensare che, ad esempio, una divinità greca era Pronto? Pan, che era il dio del panico. Buongiorno, sono io, ma chiamo Davide. Sì? Io non è che vi ascolto sempre, non perché non mi piace la trasmissione, ma perché non ho il modo di ascoltare. E forse ne avete già parlato di quello che vi voglio chiedere. E voi cosa ne pensate di quelle persone che da quando nascono a quando muoiono sembra che nella vita siano così perspicaci e capaci di far sempre la scelta giusta nella loro vita? E di altre che da quando nascono a quando muoiono fanno sempre scelte sbagliate della loro vita? Magari anche se pur non essendo cretine dal tutto, no? Però pare impossibile che sbagli tutto nella tua vita. E dico, O è sono gli così. altri che gli dicono che sbaglia? O Come? sono gli No, altri che... no, per esempio io nella mia vita mi rendo conto che da quando sono nato ho solo sbagliato nella vita, qualsiasi scelta abbia fatto, ho sempre sbagliato. Ma non è detto, No, cioè... non sono convinto di questo, Non sì, sono... è difficile che sia così. Beh, se ve lo dico vuol dire io sono una capace analista della mia persona, della mia vita, della mia famiglia, per cui vi dico che non ne ho infilata una di giusta. Ecco, non è che voglio il conforto che voi mi venite a dire che il destino è segnato, eccetera, No, eccetera. no, 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 non è assolutamente. segnato. Io vorrei fosse così perché così mi toglierei un po' di responsabilità. Ma per esempio io ho una ragazza indicata a causa dell'RH negativo, no? Sì. E conosco un sacco di gente che hanno l'RH negativo, che hanno i figli indicati, ma ne conosco tante altre persone che avendo lo stesso problema mio hanno i figli perfettamente sani. Allora dico, ma a prescindere dal fatto che non sapevo il problema, ma e allora dico, come mai? Perché? Perché allora è andata bene e a me è andata male? Perché queste cose? Perché succedono queste cose? Ecco, non pretendo una risposta da voi, ma così ditemi qualcosa. Vi saluto, Qualcosa sì, grazie. grazie. Ciao. No, diciamo una cosa invece molto seria a questa radioascoltatrice e a tutti quanti quelli che nella vita pensano di essere travolti. La vita è un combattimento che per alcune persone è durissimo e alcune persone vengono travolte. E queste persone non hanno la possibilità di ritirarsi perché hanno degli impegni, hanno dei doveri, potrebbero mandare tutto a quel paese e non lo fanno. Per far piacere a qualcuno o per aiutare qualcuno e spesso distruggono se stesse. E nel paganesimo della stregoneria è il diritto anche di mandare a quel paese chiunque o qualunque cosa, però non è possibile farlo.
queste persone noi non siamo in grado di dire più di qualcosa, possiamo solo fare gli auguri e di riuscire a sognare esattamente la cosa che può migliorare il proprio modo di essere, che pratichino il sognare, che le aiuta. Vai Francesco. Sì, ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700. Ciao. Io volevo sapere invece se con la morte finisce tutto, è difficile quello un po' da dire. Beh, questo l'abbiamo già risposto, mi sembra. Non ho seguito, forse. No, perché... per noi la vita non è altro che la costruzione del corpo luminoso. E la morte del corpo fisico per noi significa partorire il corpo luminoso. Chi non fa questo, cioè chi ha pratiche di sottomissione, di pregare, eccetera, con la morte finisce tutto. Sì, penso anch'io a quello. No, io sono cattolico, ma non sono praticante. non sei che credo tutto quello che mi racconta i preti, anzi tutt'altro. Finisce tutto praticamente. Se uno è stato in ginocchio, sì. Purtroppo, ho sempre pensato a questo, ma... Ma comunque, se hai pensato questo, può darsi che in te ci sia una scintilla che sta premendo. Ah, sì? Non sei mica detto, sa. Appunto. A volte si scopre l'universo non facendo assolutamente niente. E ora pazienza, sarà, ma ci speriamo che stanno troppo. Ecco, l'atteggiamento giusto è sarà. Viviamo giorno per giorno, un buon atteggiamento. Sì. Vi saluto, sa. Ciao, arrivederci. Ciao. Pronto? Pronto? Oh, sì, ciao. Ciao, è la prima volta così casualmente che vi ascolto. E dunque, mi senti? Sì, mi sentiamo benissimo. E dunque, parlavate di sogni prima. Sì, anche. Ecco, per esempio, mi sogno tantissimo. Bello. Bello? Sì. Tantissimo. Per esempio, dei 4 mesi che è morto mia suocera. Mi esame se mi sogno, anche stanotte, vedete, 4 volte. Sì. Dunque, si è morta una mia amica 2 anni fa, ha messo in sogno anche io 3-4 volte. Per esempio, mia mamma, che va in letto, quel pensiero che c'è 30 anni che si è morta, dico, mamma, vieni in sogno? No, mi vieni in sogno. Volevo sentire qualcosa, insomma. Sì, e però mi suocera a sogno, no? Si è morta, a sogno viva, insomma, proprio stanotte ero in ospedale. Sì. Si è brutto. No, non è brutto, sono le tue tensioni che vanno verso in quella direzione. Se tua madre ormai l'hai dimenticata, si è passata 30 anni, capisci? No, adesso parlavo di mia suocera, mia mamma, ma ho letto quel pensiero e non ho sogno. Esatto. Non ho mai sognata, mai. Niente, praticamente tu hai avuto un rapporto con sta donna, adesso io non so se sia un rapporto buono o cattivo, comunque è un'immagine che è dentro di te e tu quando sogni prendi le immagini che è dentro di te. Sì, è di mia suocera. Quella del tuo suocera, quella della tua amiga, quella del tuo amico. Quella... È un condizionamento anche ambientale, dell'ambiente anche che condiziona. Sì, e va a te casica perfettamente, perché a parte è una situazione molto dolorosa quella che vivo me, insomma. Praticamente ho fatto un'analisi di me, siccome che mi avevo con una mia cognata, in base unga, da contare troppo una roba unga. Praticamente mi abitava sotto e mi abito sola e praticamente mi passava i cuori e mi dicevo, proteggevo fino all'ultima, ho protetta nonostante mi sono una persona sensibilissima, fragilissima, non so, forte, per esempio anche sul mai così, però ho visto dai gli santi, ho partecipato tantissimo che non so dove che vado a trovare la forza, sono stata veramente a Libia perché non essendo coraggiosa per niente, insomma, però ho trovato forza, quasi morto stesso, soccorsa subito, ho trovato questa forza, praticamente vivo un stato di tensione dall'1 al 1000 con mia tensione, appunto sta a causa come vivo, insomma, dice 33 anni, non sei 1, 33, dovrei andare via, però da oggi domani se vuoi se fa andare via, per viva bene dovrei andare via da qua, purtroppo questa... cattolica, bigotta, ecco, per dire bigotta, ecco, di 33 anni che non ti dico come che vivo. Praticamente mi ho fatto questa analisi che praticamente mi ha proteggevo mia suocera. E che io non so, mi venne in sogno, penso che sia così. Perché resto, perché se 4 mesi a me veniva 4 volte in sogno. Sì, ma non vuol dire niente. No. Tu che hai una serie di tensioni, che hai da ripulirti. Cioè, le tue angosce devono essere cacciate via. E come? Come? Beh, conosci te stesso, dicevo in antichità. Io, se fossi te, comincerei a praticare il sognare. Comincerei a dire, io voglio sapere che sto sognando e voglio trovarmi le mani in sogno. Se io sogno, devo alzare le mani e guardarmele.
se tu riesci a impossessarti del sogno, intanto ti spariscono parecchie angosce. E poi cominci ad affrontarle. Non è mica detto quando ti vengono fuori le tue paure, eh? Può darsi, anzi all'inizio verranno fuori sicuramente le tue paure, quello che ti fa paura. Ma reggo anche superare, per esempio quella morte mi ero terrorizzata, mia adesso veramente non... Guarda, sinceramente, no che lo dica, perché mi dico forse sta inculcata anche dei preti a paura della morte. Ah, sì, certo. Perché guarda, a me sta impresso veramente al funerale della Misia, che si è morta 12-13 anni fa. Non mi ricordo, quando che la predicarmi, è il gradito, e mi sta impressa questa frase, che chi che non ha paura della morte è un bugiardo. Guarda, mi ricordo, mi sta impressa questa frase. Mi guarda, avevo tantissima paura, guarda, no, non voglio essere, io non sevo mai, perché anche a mia suocera aveva 93 anni, però mi distacco, si sta tantissimo, insomma, diciamo, ecco, mi dico, a morte non ha età, ecco, diciamo, ma voglio dire, che, però, diciamo, non acciappo con terrore, non avevo, però, forse non so, ho superato, non so, insomma, non mi... Però, come ti ripeto, mi non sei da sognare i morti, però mi sogno tantissimo, tantissimo, e mi proprio ricordo tutti, mi ricordo tutto. A mattina mi ricordo, rivivo il sogno che ho fatto. Comunque, io se fossi in te cercherei di trovare le mani e di capire che quello è un sogno più che altro, specialmente quando si presentano i sogni angosciosi, dei sogni, quella della pratica del sognare aiuta moltissimo. Aiuta sicuramente. Sì, sì, fare sogno, vara veramente, ma è una roba, vara, ma tantino passa la notte che non poi sogna. Può darsi che tu ti trovi anche facilmente le mani nel sogno. Probabilmente ci riuscirai facilmente. Per cui puoi anche già lavorare tranquillamente. No, vara, sì, appunto, sì, proprio l'habitat in cui vivo, che è una roba, vara, mi vivo, c'è 33 anni, c'è un giorno, insomma, c'è 33 anni, proprio posso arrivare adesso, proprio a fine traguardo, proprio di non farvi a più, diciamo. Però, diciamo, anche quest'anno, stanno tutto forza, diciamo, dovrò da farga, insomma, chissà che se verrà qualcosa, insomma, qualche soluzione, perché è invivibile vivere con questo essere, insomma. E così, insomma, ecco, se vengo ascoltato per caso, e lo posso portare anche a mia grazie. Testimonianza, ecco, complimenti e buona trasmissione. Grazie. Buonasera. Ciao. No, difatti quello che è importante, come moltissimi possono capire, che esempio il fatto stesso che il sogno sia collegato. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo dire questo, mi rifaccio ai discorsi di prima perché poi si è parlato di sogni. Volevo dire che per il contadino il paganesimo è una fede, non è una. No, cioè è il modo di vivere il paganesimo per il contadino, è la sua vita. Forse questo volevi dire. Pronto? Cioè, pronto? Sì, sì. Volevo dire, mi scusate, che per il contadino il paganesimo non è una fede, ma una profonda e rispettabilissima identificazione con la terra. Esatto. Questo volevo dire. Sì, no, infatti... Avviene nel sogno del Parsifal la rivelazione, tu e la terra siete uno. Sì, sì. Perché esatto. Tacciarli da fideisti che seguono un automatismo fine a se stesso? Io non credo che solo le elite abbiano il privilegio di essere considerati verbo. Anzi, ma tutti hanno diritto. I classici e tipici errori dei nostri politici. Cioè, noi guardiamo con sospetto le elite in realtà. Allora, volevo chiedervi anche questo. Si parlava del dottor Jekyll e Mr. Hyde e volevo sapere da voi se dottor Jekyll può essere considerato uno stregone che si è perso per strada, perché condizionato, forse educato al monoteismo, è facile fare sempre più consapevolezza di sé. Spiegata? Sì, io prima esempio citavo il corso della magia, sai, della paura per diventare lupi mannari. Per diventare lupi mannari uno può dire va bene, lo faccio per scoprire il mio profondo, il mio lato oscuro. Qualcuno lo può usare come violenza. Logicamente chi lo usa come violenza o contro gli altri vuol dire che ne ha perso il potere.
Sì, cioè si può dire che è uno che ha fallito o che ha limitato, cioè, o ha dirottato le sue energie verso una via sbagliata, o non è riuscito ad arrivare alla fine o a capire qual era la finalità della sua ricerca. Si potrebbe anche interpretare in questa maniera, non è escluso che la cosa sia così. Sì, e il Fausto di Goethe è lo stesso? Lì sai, c'è sempre il discorso dal punto di vista psicologico, il fatto stesso di dover dominare tutto alla fine rimane incatenato. Noi abbiamo l'esempio di Prometeo. Prometeo ruba il fuoco e alla fine, per questa sua azione così diciamo titanica, ne è incatenato, cioè ne segue le conseguenze. Dal punto di vista proprio della mitologia esiste questo proprio discorso. Io cito ad esempio Hillman, che ha scritto Il nuovo poetismo, dice: fa il massiccio tecnologismo della cultura contemporanea, lungi dallo svilupparsi senza senso o forma, sta svolgendosi in armonia con le storie di Prometeo, Efesto e Asclepio. Prometeo ruba il fuoco e finisce legato ad una roccia, artigliato del potere a cui si è sostituito con la sua conoscenza. Cioè, il pericolo in tutte le cose è che queste cose diventano uniche. Quando diventano uniche, diventano prigioniere e vanno a determinare il fallimento della tua opera. Tu devi sempre considerare le più possibilità e accettare anche le altre cose. L'errore che fanno i monoteisti, cioè di indirizzare il loro discorso solo verso un certo campo. Non so se ho spiegato cosa intendo io. Cioè, sì, l'importante sì. È non determinare in maniera finalistica con un unico scopo la propria azione. Benissimo, comunque volevo anche dire questo, che era interessante anche continuare il discorso di quel signore che voleva capire quando succede che magari di parlare quasi, diciamo così, in simultanea. Sì. Ecco, e mi pare che eravate, che il vostro discorso si era fermato al computer, poi siete stati interrotti. Sì, no, infatti io facevo l'esempio del computer. Sì, vi ascolto e metto sì, due. D'accordo, sì, perché, sì, ora vediamo, giustamente lei ci ha sollevato l'attenzione su questo problema. Bisogna considerare che ogni cultura crea delle forme di manifestazione. Di conseguenza, io facevo l'esempio del computer. Pronto? Il computer... Ciao. Sto prendendo, te sento? Sì. Parlo. Sì. Sì. Ah, si ascolta una roba, non mi voleva dire una roba, insomma, siccome avevo 73 anni che continuo a sognare e avevo 2 anni d'età che ancora mi ricordo che ero di incubi, eccetera, con la morte e tutta roba imparata in chiesa, con tutti scheletri, nei pecchi, eccetera, e dopo, insomma, tutta roba delle paure, dei cimiteri, eccetera, e lì era un detto a Venezia, che per bocca di mia nonna lo sentivo per la prima volta, chissà cosa che si diceva a Venezia. Dimmi. Per fugare che paure. Dimmi. I sogni, se parenti le scorelli. Ho capito. Ciao figlio, bravi. Ciao. Sì, comunque risponderemo sul discorso del computer e di ripetere le cose. Ciao, senti, Lingo ha aperto da poco la radio e desidero di ascoltare. Sento che ci sono diversi discorsi che gira. Pronto? Sì, ti stiamo ascoltando. Senti, io volevo chiederti una curiosità, una roba che mi succede di solito di mattina, cioè durante la notte se dorme, se sogna, eccetera, no? A mattina delle volte, non sempre, ma mi succede sta roba qua, cioè mi sento... fa conto come che andasse su un altro mondo. Praticamente sento, per esempio, l'altro giorno mi è successo questo, vi racconto il fatto così mi dà anche voi altri una vostra opinione. Io ero sotto le coperte, io sentivo proprio le coperte alzarsi, cioè qualcosa che alzavo le coperte, freddo, sensazione di freddo perché venga freddo adesso, e praticamente di alzarmi, aprire le braccia e trovarmi su una situazione dove che mi a quel punto ha c'è una paura boia, e allora là quando che mi c'è questa paura sento tutto un ritornare in rio e ritornare sulla posizione di partenza, dopo mi praticamente me riapro gli occhi e mi trovo sotto le coperte come che ero all'inizio, però mi ho questo tipo di roba, insomma, sì. Che non è un sogno neanche per sogno. Questo è il tuo doppio che stava uscendo. Ma amico, tranquillo, guarda, se questo che tu hai sentito era il tuo doppio che stava uscendo, perché sono le stesse mie sensazioni che ho avuto tanti anni fa. Perché è verito, ma a me mi succede anche spesso questa cosa qua. Tra l'altro sento anche per esempio il ritorno del solito, questa volta si sta, diciamo, dall'alto al basso. Sembra come ritornare da uno svenimento. Esatto, e dopo, per dirti un'altra sensazione che mi è successa un'altra volta, come rotatorio.
cioè mi praticamente discendo come una spirale, sì, all'interno, diciamo, di quello che sei nel corpo. Oppure ti penetri nel materasso. Niente, devi trovarti le mani, devi trovare la coscienza del sogno. Ecco. Devi diventare, devi sviluppare la coscienza proprio del sogno, ma è fondamentale. Ma la paura che c'hapo da cosa dipende? Niente, la paura che c'hapi è che la tua ragione sta dicendo, aia, qua che c'è qualcosa che mi non controllo. Cioè, praticamente che sei un stato di coscienza che vede, che si verifica. Devi allenarti, niente da fare. E cosa hai detto adesso? Devi allenarti. Allenarmi. Cioè tu praticamente devi trasformare il sogno in coscienza, devi diventare cosciente di stare a sognare. Ma infatti c'è, e nel momento in cui sono cosciente io prendo una paura terribile. Allora, no, a quel punto devi volare. Se riesci a sentire il vento, se... devi volare, aspetta, amico, ho verso le braccia, ho sentito la mia coscienza che diceva, puoi volare, e mi dicevo, aiuto, no, ho paura. Ecco, e sotto non è in drio, capito? Un fiantino alla volta, un fiantino alla volta, vai sempre più distante. Ecco, ma il fatto, per esempio, scusami, questo è il passo dopo, no? Nel momento in cui ti te parti, te voli, la coscienza dopo dovrà essere ea che dirige dove che te vei, cosa che te vei fare. Mano a mano che si sviluppa, sì. Ah, bene, basta, non ti chiedo. Cioè, praticamente il maestro è dentro di noi, non esiste un maestro esterno. Go capio. Comunque è molto dura questa storia qua quando che adesso. Comunque tanti auguri, eh. Grazie, altrettanto. Grazie. Sì, basta pensare che ad esempio gli antichi raffiguravano il sogno con delle ampie ali, cioè difatti sì, anche gli orfici dicevano chiaramente che il sogno ha le ali. Ma infatti io quando ho aperto le braccia mi sembrava do ali enormi, sai che ci fanno paura, boy, qua cosa ti succede? E sotto un endrio. Il vento. Aspetta quando avrai mestruazioni che arriverà il momento che dove sei più forte. Come? Durante il periodo mestruale sei ancora più forte. Ah sì, ma sì, vedi che sta coincidendo? È successo 2 giorni fa e oggi invece ho le mestruazioni, fa dirte. Siamo vicini. Va bene, ti ringrazio. Comunque di mattina non mi succede. Sì, sì, ma la mattina oppure quando si comincia a dormire, cioè quei passaggi dal sonno profondo alla veglia. Soprattutto dicono che quelli al mattino sono i sogni più veritieri, più vicini al reale. Infatti, io penso proprio sia vero questo. Ormai ne ho abbastanza, diciamo, esperienza perché ne faccio alla mattina e vedo anche che succedono delle cose molto particolari. Comunque, per dirti, quello del doppio, che come ti dici tu, il doppio ti intendi il corpo eterico? Per il momento è corpo eterico, il doppio comunque è un suo aspetto, è una sua parte. È una sua cioè, parte. È contrario, il corpo eterico è una parte del doppio. Va bene, se te che modo di spiegarlo un istante meglio. Comunque ti saluto, grazie. Ciao, tanti ciao. Auguri. Ciao. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Beh, dato che sei nella scia dei sogni, mi volevo un parere vostro, sebbene 30 anni fa è successo questo. In mia galera si dà spiegazione un certo UFO che veniva in radio, che Sergio UFO non so, lo conoscerei, no? No, no, non conosciamo nessuno noi. No, strano. Comunque, mi 30 anni, forse senza 30 più, ho fatto un sogno, però dopo che era mio marito e mio figlio che mi chiamava, ma quando vado in letto, mamma, perché io ero in soggiorno e lui era nelle stanze. E ho detto, ma se mi stare che vado a finire sto sogno, come mai? E continuavo a vedere il sogno e sentivo le voci dei ori. Beh, facciamo perdere questo. Dunque, mi non ero ancora sta a Roma, che mio figlio aveva un negozio di antiquario e lo va ancora. Quando che sono da Roma, ho detto, guarda, avevo visto nel sogno, avevo visto il negozio di mio figlio, che non ero ancora messo piede una volta a Roma, e ho detto tutto come che mi fiore mi ha tirato oggi così, perché siccome che un per la paura della morte di mia mamma e della nonna, insomma, si andai in India, si andai nel Tibet, si è fatto, come si dice? Ho capito, vai tranquilla. E dopo si è cambiato, insomma, si è scampato via dalla paura della morte, insomma, è sta scioccato e non si è neanche venuto. Non ha più il suo vedere,
insomma proprio una roba tremenda, ma il gas supera ormai e continua il suo lavoro, è 30 anni sta roba. Ma volevo dire, quando che mi chiedo dito, ha tutto preciso sto negozio, io sento che me lo sognavo, dito, qui a tenda e anche i mobili qua, ecco, dito, solo che sto... Era come, siccome che il gas come si ha qui argenti antichi, dopo che cambiamo, allora era tutto argenti antichi, il gas aveva come a destra un mobile con una vetrina illuminatissima con questi argenti, e mi ha detto, mi avevo insegnato a destra, e invece ti che a sinistra, ho detto. Del resto è tutto uguale, e uno è come ha detto, quando che ti sogna, quando che ti ho fatto sto sogno? E la settimana scorsa ho detto, quella vetrinetta, la settimana scorsa era a destra, mi ha detto mio fiore. Allora volevo vedere se, cosa che mi dicevi? Sì, ti rispondo subito. Ah? Questa qua è una proiezione di una cosa che ti interessava moltissimo. Tu avevi una tale voglia di sapere... Un legame così forte, poi. Un legame così forte, una voglia di sapere cosa aveva fatto tuo figlio a Roma, che hai proiettato te stessa. Ecco, è così mi ha detto uno studioso de... gli ha detto, eri là. Sì, sì. Esatto. E basta pensare che per gli antichi greci... Perché mi ha dato tanti libri anche... perché ho capito, perché si faceva le sedute trascendentali, ma dopo non le ha più fatte perché c'è stata una volta che si vedeva sentare per terra e non c'era più buon rientrare. Sì. In effetti esauriscono. E allora, vero, mi per capire io ho letto tanti libri e mi ero appassionato, perché qua in radio ho trovato chi ne parlava a sera nei notturni con Carraro, e di altri amici e con che ho detto sta roba e mi ha detto eri là. Sì, ma infatti basta pensare ad esempio per gli antichi greci, ad esempio la guarigione avveniva all'interno di un tempio e sognando la propria guarigione, cioè proprio la guarigione fisica veniva proprio tramite un sogno, cioè quando compariva il sogno della guarigione della divinità la persona era guarita. Cioè proprio come è vero che vedo che come si chiama? È una religione il buddismo? Filosofia? È una religione. Sì, è una religione. Sì, ma che ho trovato tanto de bon, de, perché per capire me più mi ha toccato l'esere per andare incontro, per capirlo. Ecco, adesso, però, questo sempre resta, a parte che Ugo ha fatto questi esperimenti e anche al mese venuto qua e anche da mia sorella, e che abbiamo visto insomma te sei come in corpo astrale, come che si dice, ma però no altre la gente qui che dice si matti, non queste robe invece e crede che non c'era un sogno perché mica avevo tanta voglia di vedere mio fiore, perché non ero ancora andato a Roma e volevo vedere come c'era il sistema. Che quando che sono andato ho detto, sono sta insomma, ecco, perché, ed è anche per esempio cosa vuol dire sognare, per esempio grandi, saloni grandi, ma tutti vetri, e passare volando attraverso i vetri senza naturalmente il sogno farmi del mai. Probabilmente sei andata a vedere qualcosa, oppure se è solo un sogno normale. Ho avuto dei sogni strani in quel periodo. E dopo adesso, periodo? Adesso meno. No, adesso sogno sì, ma non più. Normali. E cioè, forse mio figlio mi pensava in quel momento e ora mi pensavo io. E può darsi che mi attirasse anche con quei suoi esperimenti che faceva, adesso pensa solo al suo lavoro e basta. E già finito. Ho capito. Ecco, basta, vi saluto. Ciao. Sì, abbiamo pronto? Tantissimi argomenti. Pronto? Pronto. Ciao, buonasera. Allora, io sento che parlate di sogni, no? E io sono Maria.
Allora, un 3 mesi fa ho fatto un sogno verso mattina, no? Che mi sono anche spaventata. Ero in cucina qui con mio figlio e sento bussare, siccome che ho 2 portoni, uno tutto di vetro, però ho sentito bussare quello di legno. Io sono andata a aprire, ho aperto e mi sono trovata io davanti. Ho preso uno spavento, ragazzi, ho preso uno spavento che sono andata in cucina con mio figlio, mi sono abbracciata e mi sono svegliata, che non mi era neanche mai successo una cosa del genere. Poi io quando avevo ancora al mondo mio marito, e lui è 14 anni che è morto, io prima mi sognavo sempre che volavo, cavalli che mi correvano dietro, anche su per le scale, io che correvo, che scappavo e che volavo. Ecco, se volete darmi, poi mi succede delle volte che mi trovo in situazioni che io quelle situazioni le ho già vissute. È déjà vu. Comandi? Il già vissuto, il già sì, visto. Sì. È un classico. Ecco, che le ho già vissute, che proprio tutto quanto hai capito che... Però poi, vedi, dico, ma io non posso perché questa cosa qui è moderna. Come per esempio una cosa, perché una volta, anche una volta non c'era tutto quello che c'è adesso, però delle cose che le ho già provate, che le ho già vissute, hai capito? Se volete darmi una spiegazione. La cosa più importante di tutto quello che fai, di quello che ti succede, è acquisire tranquillità. Ascoltami, metto giù. Ma abbiamo una telefonata dietro l'altra, non so se riuscirò a risponderti. Vi ringrazio. Grazie. Ciao. Pronto? Ciao. Sì. Ciao, sono Giusy da Mestre. Sì? Niente, sentivo che parlavi di sogni. Sì, sì, vai. Anche non solo. Ecco, niente, io volevo sapere una cosa, se si può chiamare sogno il fatto che mi è accaduto 11 anni fa la morte di mia mamma. Niente, volevo sapere, io ho fatto questo sogno e a me è apparsa cioè, per me è realtà, però ero a letto, stavo dormendo. Niente, mi apparsa proprio come si vede nei film, come una luce dietro. Sì, beh, d'accordo. Sta vicino. E io ho preso paura perché vedevo solo gli occhi. E poi niente, lei mi... E gli occhi com'erano? Erano l'occhio o erano tutto bianco lucente? No, il dietro di mia mamma era tutto bianco lucente, come una luce forte. No, l'occhio, mi interessa l'occhio. L'occhio, io ho visto... In poche parole, si è abbassata ai piedi del mio letto, con le mani appoggiate, io vedevo solo gli occhi. Come erano gli occhi? Erano con la cornea, con i colori? No, si vedevano bene. Si vedevano bene, nitidi? Sì. E allora era un sogno. Niente, poi appunto ho preso paura e lei mi ha detto, non ti preoccupare, mi siedo qui vicino a te, dormi tranquilla. Però per me non è un sogno, cioè... Io l'ho visto proprio come una cosa vera e volevo appunto sapere cosa... Il segreto è guardare gli occhi. Cioè, per distinguere se è uno spirito, cioè un sogno normale, sì. E il segreto è guardare il fondo degli occhi. Sì. Se il fondo degli occhi brilla, è lucente e non c'è la sagoma della pupilla, è uno spirito che si sta intrufolando nei nostri sogni. Se invece è un sogno, il disegno della pupilla è normale, allora è solo un sogno. Cioè... Questo vale anche se fosse stato lo spirito di tua madre, sto dicendo una bestialità, perché non è possibile. Però qualsiasi spirito che voglia farsi passare per tua madre, poi tu lo descrivi come tale, per sapere se è uno spirito, se è, basta guardare il fondo degli occhi. Però appunto io ho avuto come... pochi momenti, cioè pochi secondi quando lei si è abbassata ai piedi del mio letto e appunto io ho preso paura, lei ha detto non avere paura, sono qua vicino a te e si è seduta vicino al mio letto e poi io... Comunque se hai preso paura può darsi sia stato anche uno spirito, bisogna vedere, insomma, sarebbe da analizzare. Cioè i lemuri ci stanno attorno, come abbiamo spiegato in altre trasmissioni, i lemuri e le larve ci attorniano, vivono normalmente con noi, capisci? E se riescono a intrufolarsi nella nostra percezione, si intrufolano, ma è una cosa normale, cioè non è da... Siamo noi che siamo educati ad aver paura di queste cose. Però appunto al momento avevo preso paura perché ho visto questi occhi, cioè mi ha fatto paura il fatto. Poi quando è venuta vicino a me ha detto
dormi, stai tranquilla, sono vicino a te, basta, io mi sono tranquillizzata. Però poi, il giorno dopo, quando mi sono svegliata, niente, io piangevo, perché per me era, non era un sogno, era una cosa vera. Comunque devi sempre trattarli come sogni, o impari a sognare, a controllare i sogni, oppure sì, li tratti come sogni normali. Va bene. Va bene? Vi ringrazio molto. Sì, casomai, Claudio, sta bene che diamo qualche puntualizzazione, perché abbiamo tantissime cose, poi abbiamo delle risposte che siamo in debito con gli ascoltatori. Vediamo un'altra telefonata e poi fermiamo un attimo le telefonate. Pronto? Sì, ricordo sempre che potete telefonare allo 049 700 700. Ciao. Senti, so che parlate qua di sogni. Anche di sogni. Sì, beh, questa, è stato un po' monopolizzato. Questa sarebbe la trasmissione di magia, paganesimo, stregoneria e politeismo. Poi, siccome Mario non c'è, noi abbiamo proseguito la trasmissione, avuto fuori il problema dei sogni, lo affrontiamo come aspetto marginale dell'argomento. Comunque parla pure. A me mi è capitato una volta, due o tre volte, però mi è capitato la prima volta, di solito mi capitava verso mezzanotte, così verso le 11 a mezzanotte, oppure al mattino, presto. Cioè mi sento, se dormo con la testa, con il viso rivolto in alto, e mi sentivo come un rumore alle orecchie, no? Un rumore strano, che mi sembrava come, non so, un rumore astrale, come un'astronave, non so che roba che sia. Come dei grilli che suonano, no, ma un suono proprio astrale. E mi sentivo sollevare. Due o tre volte mi è successo. Sì. E, sì. Dopo mi sono svegliato e anche un po'. Ma comunque così. È un sogno un po' forte. Sì. Ma cosa vuol dire questi sogni? I sogni non vogliono dire, questi tipi di sogni non vogliono dire assolutamente niente. Comunque ci sono delle sensazioni di percezione che stanno tentando di uscire. Cioè il nostro doppio, il nostro corpo luminoso cerca sempre di farsi sentire. E il momento in cui si dorme la ragione tace un attimo e lui cerca di uscire, per cui esce la sua percezione. Cosa hai sentito è una cosa che appartiene a te, tutto sommato. Cioè non è una cosa che posso trovarla anche nelle mie. Io non ho mai avuto una sensazione come questa, capisci? Per cui non posso cercarla nelle mie sensazioni. Altre invece le trovo nelle mie sensazioni, però queste non l'ho mai sentita. Però può essere una percezione tua, personale. Comunque non trattarla come una cosa particolare. Sì, beh, insomma, io non ho mai fatto caso neanche dopo, perché pensavo che fosse, non so, che sia la pressione del sangue. Potrebbe essere benissimo. Ci sono anche delle cause naturali, non tutto qua. Non so, scarsa circolazione alla testa dormendo sì, così. Sì, può essere benissimo. Pensavo questo, insomma. Va bene, grazie. Ciao. Sì. Vogliamo un attimo solo adesso portare le telefonate, portate pazienza, c'è un po' scappato la mano dalla trasmissione. Sì, no, manca perché alcuni ascoltatori giustamente attendono delle risposte. Allora, portate pazienza, 5 minuti, 10 minuti poi riprendiamo le telefonate. Sì. 10 minuti senza telefonate, sì, dai, ecco, un attimo di pazienza. Oggi abbiamo una trasmissione lunga. Vai Francesco. Sì, allora, ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Gamma 5, questa è la trasmissione sulla stregoneria, magia, politeismo e paganesimo. È la trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. Il numero telefonico per intervenire è 049 700 700. E allora, torniamo sul discorso iniziale. Noi appunto partendo dal discorso del politeismo, del paganesimo, della stregoneria, dell'uso anche del sogno, abbiamo introdotto il discorso della in stregoneria si usa moltissimo il sogno. Allora, torniamo ad affrontare questo problema. Dal punto di vista politeistico e pagano si può interpretare il sogno in molte maniere. Per chi è più interessato, io posso consigliare un libro che si trova facilmente in libreria, che è di James Hillman. È uno degli autori della teologia, della psicologia politeista contemporanea ancora vivente. Il libro si chiama Il sogno del mondo infero. L'ha ristampato ultimamente Mondadori e dà parecchie indicazioni dal punto di vista appunto pagano e politeista soprattutto di cosa può essere il sogno. Allora, poi abbiamo affrontato anche il discorso della morte. Di conseguenza abbiamo ammirato moltissimo il discorso sogno e morte. E io cito da questo libro, dice
L'ambiguità dei sogni sta nella loro molteplicità dei loro significati, nel loro intimo politeismo, nel fatto che contengono in ogni scena, figura, immagine, un'intrinseca tensione di opposti. E dobbiamo sempre anche ricordare un altro discorso fondamentale, che nel sogno si può manifestare quello che per gli antichi greci era la cosiddetta il narcisismo, cioè nel senso il bisogno di essere riflessi e di vedere se stessi. Certe volte il sogno può essere molto bloccante proprio perché uno vede, vede nel sogno se stesso o qualcosa che vuole vedere e diventa una forma di narcisismo. Tornando sul discorso della morte che abbiamo appunto affrontato sempre per quanto riguarda la vita, sempre citando James Hillman, che è uno dei maggiori psicologi politeisti, che parla appunto del sogno e il mondo infero, e cito quello che è relativo appunto alla morte. Quel che è morto è sepolto in ciascuno di noi e soprattutto la noncuranza che la cultura ha per la morte. Soltanto adesso comincia a ricomparire Ade, in nuove connessioni minacciose, con i limiti dello sviluppo, la crisi energetica, l'inquinamento ecologico, l'invecchiamento e la morte. Appunto dobbiamo capire che anche tramite il sogno si manifestano le divinità pagane che portano fuori dei messaggi, anche il fatto che la Terra stessa, che è una divinità, abbia dei problemi che noi creiamo, che la nostra situazione di vita va a creare, ci manda dei messaggi. Noi prima parlavamo delle ninfe, noi diciamo che le ninfe si manifestano con la forma che noi gli diamo della nostra cultura. Di conseguenza anche la Terra, per comunicare con noi, deve utilizzare delle forme che noi conosciamo, cioè di conseguenza noi sentiamo che i sogni di morte sono molto frequenti e di conseguenza la Terra utilizza il simbolo della morte, di chi noi abbiamo caro, per dire io sto morendo, ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno della vostra attenzione. Cioè, d'altronde per noi pagani e politeisti la Terra è un essere vivente e comunica con i mezzi che ha e soprattutto dovendo comunicare non una cosa incomprensibile ma una cosa comprensibile, utilizza la nostra forma mentale. Allora, proseguo sempre da questa citazione. Non sarà un risorgere dei morti, ma la resurrezione della morte stessa, poiché la psicologia del profondo non ci restituisce soltanto i personaggi del sogno e la psiche memorante del sogno infero. Essa ci ha restituito anche la morte, del suo esilio nella parapsicologia dello spiritismo, nella teologia scatologica, nella morale della ricompensa o nelle fantasie scientifiche della causalità biochimica o sull'evoluzione. Essa ha restaurato la morte nella sua principale dimora, al centro della vita psicologica di ciascun individuo, che ad ogni passo si apre profondo. Ecco che è l'eco dei nostri passi è laggiù, nelle sue volte. Entro ciascun momento c'è un'apertura sul basso, cioè nel senso che questo ci permette di fare delle aperture tramite il sogno. Benissimo. Casomai poi questo argomento lo potremo anche utilizzare. Io volevo dare una risposta alla nostra cara ascoltatrice che parlava del discorso, e ti sei interrotto sul discorso che noi possiamo usare le stesse parole di qualcuno. Dicevo, il fatto che noi adottiamo una cultura che è abbastanza uniforme, e citavo il discorso dei computer, nei computer cosa succede? Che per qualsiasi lingua che venga utilizzata nel computer, le forme meccaniche di ripetizione delle azioni sono uguali. Di conseguenza che io parlo in italiano e uno parla in inglese, noi utilizziamo il computer nella stessa tecnica, di conseguenza faremo le stesse azioni, proprio perché apparteniamo a una visione culturale di quel tipo. Difatti Atena, che è la divinità appunto principale, che si riferisce alla comunicazione della tecnica, invia questi suoi messaggi appunto proprio tramite appunto la tecnica. Comunque possiamo riprendere le telefonate. Chi vuole intervenire può intervenire. Sì, però mandiamo avanti altri 10 minuti, Francesco, sì, perché dopo qualcuno sta dando i numeri. Andiamo con le telefonate. Pronto? Ciao, buongiorno. Sì, signora Lucia da Venezia. Dici, Lucia. Io, sì, per dire la vita, sono... Mi è mancato mio marito che è 4 anni e non lo dimentico. Però l'ho sognato molto poco, però una sera sono andata a letto e siccome che delle volte mi metto un fazzolettino di seta sulla testa e mi sono sentita, ma ero sveglia, mi sono sentita carezzare e la carezza ho preso paura e mi sono ingrignata. Però non avevo più coraggio di aprire gli occhi, a muovermi. Però quella sensazione, non so, ma io l'ho sentita. Mi sono sentita accarezzare la guancia, siccome che era un gesto che faceva di spesso. E, guardi, sarà un anno che mi è successa questa cosa, non sono capace di dimenticare. Se potete dirmi qualcosa.
Questa è una sensazione, è una proiezione di noi stessi. Cioè, il marito, l'affetto che hai per tuo marito probabilmente ti ha portato ad avere questa sensazione, a riprodurre questa sensazione. Però per noi non è assolutamente il marito che è venuto. Sì, è una forma di attaccamento appunto al fisico, cioè di conseguenza uno non può abbandonare il pensiero e crea questa immagine, ma non può essere una persona che è morta che ritorna per noi. Eppure lo sentite. Sì, ma difatti le sensazioni proprie, cioè c'è proprio un bisogno, c'è un bisogno di attaccamento materiale che è fondamentale in queste cose. Il fatto stesso che se uno sogna una persona morta è un attaccamento più fisico a quel fisico di persona, è la necessità di mantenere mantenerne almeno l'immagine della persona. Ho capito, grazie. Niente, ciao. Ciao. Pronto? 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 Pronto, sono un drogato. Aiutatemi, sono un drogato pagano, e anche pagano, sì, sono pagano. Aiutatemi, voglio entrare in una comunità. Vabbè. Sì, qualche divertente. Pronto? Comunque. Pronto? Dimmi, Carlo. Avevo sentito prima di qui o lì che sentiva come i dischi volanti, il rumore sulle reti. Quello che ha telefonato. Sì, parlo pure. Pronto? Sì, ti stiamo sentendo. Sì, anche amico provava quella roba lì, anni fa. E mi ha detto che bisogna bevere manco vin. Beh, noi non vogliamo essere così cattivi, cioè non... E il dottore mi ha detto che bevo massa. E ho provato a farne manco e non ho più sentito i dischi volanti. Ho capito. Che sia quello ora, il vin. Sicuramente se uno prende vino, droghe, è malato, ha allucinazioni, va a sbattere con la macchina e si spacca la testa, sicuramente sente robe strane. Questo è un dato di fatto. E ora non so mia i marziani. No. Nel tuo caso sicuramente no. Buon. Ciao. Ciao. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao. Ciao. Ascoltami, mi devo dire una cosa. Dimmi. Però non è da morti, da vivi, niente. Mi seguo un tocchetto da 3 settimane che mi sogno sempre di una cosa. Ma mi sogno, sono sveglia. Aspetta, non sento più la radio. Sì, no, ti sentiamo. Mi senti? Sì, noi sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Sono sveglia, se mi sveglia così, di sopra il comodino io ho un libro che la sera leggo, la mattina, non essere capace di prenderlo in mano, si allontanava sempre di più, sto libro. E che libro era? Un romanzo. Che storia? È una storia d'amore, e i libri Harmony. Ho capito, ma ti ha coinvolto sto libro? Sì, sì, tantissimo. Esatto. Questo è l'effetto del sogno. Ah, ero sveglia però, perché vedevo fuori, cioè abbiamo i balconi aperti. È un buon sogno, un sogno molto pieno, molto vivo. Ma non è più buono prendere sto libro, da 3 settimane e tutte le sere. Non so cosa dirti. Non te sei? Oh, no. Sì, comunque possono esistere delle forme di rappresentazione, di raffigurazione anche a occhi lucidi, nel senso che sono dei meccanismi cerebrali molto complessi che possono entrare in funzione in questo senso. Sì. Ci può essere un'alterazione di parecchie cose, cioè poi qualsiasi cosa appunto può apparire, c'è chi ha le visioni, c'è chi vede la Madonna e chi logicamente è una cosa più concreta, più reale di un sogno che è più legato alle cose reali, circostanti che ci sono intorno. Vabbè. Grazie. Niente. Ciao. Saluti. Ciao. Ciao a tutti. Saluti. Ciao. Dunque, noi adesso abbiamo deciso di non prendere più telefonate. Cosa facciamo? Prendiamo l'ultima? Sì, prendiamo l'ultima telefonata. Siamo troppo buoni, siamo di pagani buoni. Pronto? parla Mario da Mestre. Sì. Volevo chiedere una roba. Guarda che fare con la numerologia è vostra, cioè studio tutto qua. No. No, noi ti spiego, la nostra è una trasmissione sul paganesimo, politeismo, stregoneria. No, volevo chiedere una cosa. In quanto, per esempio, non so, uno sogna, interpreta i numeri, tutto quanto, e viene fuori. Se è una casualità? Sì, è una casualità, è tranquillo.
E per esempio quando chi dà i numeri, per esempio certe persone che sono morte, roba del genere, i ciapa, come si chi fa? No, è l'estensione. Metto su. Sì, d'accordo, sì. Ciao. Allora, rispondiamo a questo radioascoltatore, poi non prendiamo più telefonate. Il problema è questo, quello dei numeri. Praticamente cosa fa una persona? Queste persone che sono molto legate al lotto, che magari non hanno mai pensato al lotto, che però in effetti hanno conosciuto qualcuno che ne è legato e tutto sommato sono attratti, magari attraverso il subconscio. Non fanno altro che espandere se stessi e usano la loro energia per riuscire a capire quei due o tre numeri che gli arrivano al lotto. Dopodiché, espandendo se stessi, arriva il morto che gli dà i numeri. Cioè, praticamente costruiscono un'immagine del morto che gli dà i numeri. Questo è il punto. È un discorso anche di simpatia, attrae delle cose di cui desideri, esatto, moltissimo. Però loro facendo questo esauriscono se stessi, cioè andare a espandere se stessi per avere il numero lotto vuol dire suicidarsi, cioè una forma reale di suicidio, perché dopo tre volte non hai più niente. E le telefonate che sono in arrivo, scusate, non prendiamo più telefonate, il problema grosso è che oggi noi abbiamo continuato per un'altra ora, ne riprendiamo giovedì prossimo, ecco, alle ore 15 la trasmissione. Passo un attimo a Francesco, sì, che deve dire due cose. Sì, ecco, visto che noi il nostro orario di trasmissione è dalle 3 alle 16.30 e appunto noi parliamo soprattutto di paganesimo, politeismo, stregoneria, chi è interessato può appunto riprenderlo. Abbiamo avuto la fortuna di poter proseguire e poi la cosa è andata avanti. Comunque per chi si interessa appunto di politeismo, paganesimo, stregoneria, può sempre scrivere all'indirizzo dell'istituto, che è l'Istituto Mediterraneo Istituti Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. E per chi è interessato alle tematiche del sogno, della morte e di tutto quello che è collegato, io torno a ripetere, c'è una visione che non tutti possono condividere. Comunque esiste una visione dal punto di vista politeistico e psicologico fatta da James Silma. Il libro si chiama Il sogno e il mondo infero ed è stato pubblicato da Mondadori ultimamente. E io voglio chiudere, visto che la trasmissione è andata in chiusura, cito un testo pagano che sono gli Inni Orfici, e c'è appunto al sogno profumi di aromi. Te invoco, o beato dalle ampie ali, sogno profondo, nunzio dell'avvenire ai mortali, grandissimo profeta, poiché tu, discendendo in silenzio nella quiete del dolce sonno, ti rivolgi alle anime dei mortali e la mente ne risvegli i pensieri dei numi adduci tu stesso nei loro sonni silenti alle silenti anime, svelando il futuro. Ecco, questa è una frase degli Inni Orfici che io consiglio come lettura appunto pagana. Salutiamo tutti. Io voglio dare un'altra volta gli indirizzi: Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Se qualcuno vuole scrivere a me, mi raccomando, io non faccio interpretatore di sogni, non diamo numeri all'otto, non do numeri all'otto. Se diamo sbagliati. È Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Cerco di rispondere a tutti. Bene, vi ringrazio per aver ascoltato la nostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo alle ore 15 con magia, stregoneria, paganesimo. Ci scusiamo con chi non abbiamo risposto al telefono, però a un certo punto bisogna anche finire, perché altrimenti il sottoscritto dai numeri. L'energia serve per sognare, esatto, più che per altre cose. Se no avrai l'incubo questa notte. Arrivederci a tutti, a giovedì prossimo.